ragazze, buongiorno. Passate un fracco di ore, sono le 11:20, alle 12:15 l'appuntamento dal dentista, quindi ho un po' di ansia e proprio per questo vi tengo con me, mi fate un po' di compagnia perché un po' d'ansia perché era un po' che non ci andavo, non ho mai avuto problemi se non per controlli ed era tutto a posto. Adesso appunto, avendo un dente che mi dà fastidio, ho paura, insomma un po' di tensione, ma in realtà so che saranno bravissimi, però un po' d'ansia ce l'ho, non ve lo nego. E niente, quindi volevo farmi due passi al mercato, in realtà volevo passare anche da Lidl a comprare due cosine, però ho paura di non farcela, poi lasciare le cose in macchina comunque col sole tutto non mi sconfinfera, e quindi niente, faccio solo un giretto così, due passi al mercato sperando di trovare parcheggio, tanto il dentista è proprio lì vicino, arrivo a piedi e quindi speriamo, insomma. Stamattina finalmente mi sono ricordata di portarmi la mia mini in macchina, volevo appenderla però con questo gancio qua non si può, non va bene, quindi devo studiarmela, però per ora sta qui vicino al mio lemure e basta. Mi avvio, ragazze, mi avvio perché ho paura altrimenti di non farcela fare tutto, poi essendoci il mercato farò fatica a trovare parcheggio, lo so già, scusate le vibrazioni, e quindi meglio se mi avvio un pochettino prima e basta, ci vediamo dopo. Ragazze, ho finito dal dentista, sto facendo un bel pezzo a piedi perché prima c'era il mercato e quindi non c'era parcheggio, quindi sono andata un chilometro di distanza, scusate se sono tutta storta nel parlare ma qui è tutto addormentatissimo e quindi non sento assolutamente niente, mi fa un po' impressione. Comunque vado alla macchinina, vado a casa, ci sono dei bimbi che giocano e vi faccio vedere le cosine prese al mercato prima di andare dal dentista. Scaccia ansia, shopping. Ragazzi, allora mi sono parcheggiata a Lidl, io sono ancora tutta addormentata, però sono contenta anche perché devo fare due cose e la più brutta era questa, quindi insomma ho risolto, sono contentissima senza perdere dente o chissà che cosa di brutto, quindi va benissimo così, nel senso era una caria però un po' bruttina questa. E io lavo sempre i denti molto bene più volte al giorno, scusate, però il problema è che era tra un dente e l'altro, quindi non me ne sono accorta finché non era un po' più brutta del normale, però si è risolto senza devitalizzazione, niente, e quindi sono contentissima. Adesso devo farne un'altra che è piccolina, però la farò poi più avanti, a fine mese, insomma tra 15-20 giorni. E niente, le cose prese al mercato le faccio vedere poi a casa. Che fastidio! Adesso vado un attimino al Lidl che ho una mini lista di cosine da prendere sempre per la dieta della dottoressa Paola. Tra l'altro in tantissimi mi avete scritto: Roby, non smettere di parlarcene, per alcuni, pochissimi per carità, ma alcuni commenti in cui non parlare più della dottoressa Paola, che pizza, a me non interessa, ragazze, fa parte della mia vita, io adoro la dottoressa Paola Marotta perché è anche un'amica oltre che una dottoressa per me, perché proprio puoi parlare di tutto, se ho un problema su un cibo gliene parlo, è proprio una persona squisita. Io mi faccio troppo ridere, ragazzi. Niente, adesso vado
E quindi niente, volevo rassicurare chi di voi mi ha scritto questo che non smetterò di parlarne perché mi trovo bene, soprattutto sono una paziente a tutti gli effetti, come vi dico sempre, non è pubblicità, è proprio la mia esperienza, quindi mi trovo bene e ve ne parlo molto molto semplicemente. Vabbè, quindi vado al Lidl. Prendo queste quattro cosine, ho anche il gettone del carrello, però ho tolto la giacca, ragazzi, perché si schiuma. E, tra l'altro, ho visto anche Fede giocare perché avevo la macchina parcheggiata vicino alla sua scuola e quindi l'ho visto giocare a calcio, patatino. E gli ho fatto un saluto molto molto al volo perché non volevo neanche disturbare. E basta, vado ragazze, vado. Il gettone l'ho preso, è qua, e vado, basta, speriamo che non se ne accorga nessuno di questa cosa. Ragazze, volata a casa, aspettate che vi sistemo perché siete un po' storte. Si sta svegliando molto lentamente il mio labbro, quindi sono ancora un po' così. Vi faccio vedere cosa ho preso da Lidl. Ho preso un pezzo di focaccia perché, ragazze, oggi non ho il tempo di pranzare, ho una fame incredibile. Poi ho preso dei succhi di frutta per i bambini. Poi due confezioni di cotto che mi servono anche per la dieta, del vitello, che si è un po' fettine di vitello. Poi ho preso un pacco di pane integrale di stile americano, ho preso le carote, ho preso lo scalogno che si sbriciola, ho preso i datterini, ho preso questi due sughi da avere con speck, gran ragù con speck, erano in offerta. Ho questo qua con funghi porcini. E poi di qua abbiamo zucchine grigliate. Sarei potuta andare direttamente a prendere i bambini, ma con queste surgelate no, anche perché fa caldo oggi. Arance, una busta di melanzane grigliate, mozzarella, tonno al naturale. Scusate se vado di corsa, ma ho veramente i minuti contati, tra un quarto d'ora devo uscire, devo ancora mangiare qualcosa, se no svengo. Crepe, sono una novità, credo queste, comunque mozzarella ai formaggi, salmone affumicato norvegese, io più parlo peggio sta qua la situazione, grana padano dopo, una busta sola, un mini gel da tenere in borsa, nello zainetto perché non ne ho più piccolino, insalata. E poi, vuoi non prendere un profumo, Roby? Da Lidl c'era l'offerta per la festa della mamma. Ne ho sentiti un po' e mi piaceva un sacco questo qua, Kiss the Sky. Me lo sono regalato per la festa della mamma, costa pochissimi euro, non ricordo se 3 euro, 4 euro, giù di là. E basta ragazze, questo è tutto. Volevo farvi vedere anche cosa ho preso al mercato, però prima devo mangiare, sennò casco a terra, vi giuro. Ok, mi sento meglio, avevo proprio bisogno di mangiare, scusatemi, anche un po' la tensione, comunque quella poca tensione di stamattina, io ho fatto colazione prestissimo, avevo veramente fame. Allora, mi sono fermata al mercato in una bancarella di abbigliamento perché ho visto delle magliettine
carine a 6 euro, 5 euro le taglie piccole, 6 quelle un po' più grandi. Sapete che a me piace vestire comodo, poi comunque la taglia piccola era S/M, quella grande LXL, quindi perfette. Allora ho preso questa qui con Minnie. Molto carina, molto estiva, bella comoda a vedersi. A vederla quasi mi pento di non aver preso l'altra perché forse è un po' grande, non lo so. Poi magari comunque avendo un seno prosperoso preferisco star comoda. Poi ho preso sempre di linea Disney questa bianca con Topolino e Minnie. Bianca perché è più estiva, più fresca, un po' lo stesso discorso della maglietta che presi al Lupin. Già ho preso la camicia e quella maglia bianca che presi al Lupin. Se avete visto il vlog, diversamente, se mi ricordo, ve lo lascio in info box oppure la scheda qui, dove mi provo delle cose con voi nel camerino. Sto facendo una fatica allucinante a parlare, cioè non accenna a svegliarsi proprio. E quindi ho detto: vabbè, a sto giro prendiamo qualcosa di più. Bambinesco, perché io sì, ho 36 anni, ma mi piace vestire come piace a me, cioè non me ne frega di non essere abbastanza seria, di non essere abbastanza donna, ragazza, non mi pongo il problema di quello che pensano gli altri. A me piace, me lo metto. Se è di moda, non è di moda, deve piacere a me, punto. E quindi mi piaceva. Non ho tante cose Disney, solitamente le trovo da Primark, ma questo banco a 6 euro, sinceramente, non mi sono sentita di lasciarle lì, costano veramente pochissimo. Magari me la provo, giusto per curiosità, vediamo come mi sta. Allora, questa è la prima. Ho fatto assolutamente bene a prenderla LXL perché è perfetta. Vedete, a me non piace che segni, quindi perfetta. Con Minnie e Topolino. Adesso sono in punta di piedi, ma arriva qua, così. E adesso mi provo l'altra, anche questa mi piace un sacco perché è stile zebrato. Molto carine e la vestibilità è perfetta, direi. Cioè proprio calza a pennello. Ed ecco l'altra. L'altra è così, stessa lunghezza, stessa vestibilità. Mi piace un sacco. Dai, carine. Piacerà tantissimo anche a Bubi. Avessi visto taglie da bimba le avrei prese, ma era un banco di cose totalmente da donna. E insomma, aveva tutte queste cosine Disney, ne aveva anche un'altra, ma non mi piaceva particolarmente. Aveva anche magliette sempre a 6 euro o 5 in base alla taglia, con il cagnolino dei cagnolini. Mi è venuta in mente Sabri perché c'era proprio il suo cagnolino con tutti i fiorellini intorno, un po' pacchiana, un po'. Infatti, gliel'avrei voluta prendere, sinceramente, se ci vedremo quest'estate, ma. Ho lasciato perdere perché secondo me non era nel suo stile e quindi non l'ho presa. Però carine queste, dai, mi piacciono un sacco per quest'estate, così rinnovo un po' l'armadio. Adesso mi rimetto la maglia di prima e volo, volo perché sono giusta giusta per andare a prendere Ale e poi Fede. A dopo. Mi stavo dimenticando, ho visto anche un banco di libri, libri, cancelleria, veramente un bel banco, però avevo i minuti e i contatti anche stamattina perché era quasi ora dell'appuntamento col dentista, però non ho saputo resistere. In realtà ho guardato per i bambini, però non c'era niente che. C'erano delle cose Pokémon, ho guardato per Fede, ma non erano quelli che piacevano a lui. E quindi ho visto questo libro, tra l'altro tenuto benissimo, visto nella libreria del paese al prezzo pieno, ovvero 19,90 euro. Io l'ho pagato a metà prezzo, vendeva tutti i libri a metà prezzo da copertina e sinceramente ne ho approfittato perché sapete che io ho fatto scuola di grafica, mi piace disegnare, ho fatto anche dei quadri e ho trovato, essendo appassionata di Harry Potter, questo libro qua. Harry Potter, acquerelli fantastici, flora e fauna, idee per creare e colorare la natura magica. Quindi puoi colorare queste immagini che a me interesserebbe di più colorare a matita perché mi piace un sacco lo stile della matita, oppure quelle matite acquerello. E comunque ti insegna proprio a disegnare.
gli animali, i personaggi, flora e fauna appunto della saga, della famosa saga. E sinceramente mi piaceva molto, bellissimo. Anche la Fenice, per esempio, bellissima. E sapete che sono un po' appassionata di queste cose. Quindi insomma, nessun difetto, niente di niente. È perfetto, l'ho pagato invece che 20 euro, 10, neanche 10, quindi insomma, tanta tanta roba. Quindi mi ero dimenticata di questo piccolo dettaglio. Queste cosine le ho prese con i soldini del compleanno dei miei genitori. Poi vabbè, ho preso il profumo da Lidl per la festa della mamma. Andiamo ad aprirlo, tanto me lo metto su insieme alla mia collezione. Anche questo da parte della mia family. E se riesco ad aprirlo, vi dico, l'ho provato lì alla Lidl e mi è piaciuto subito tanto tanto tanto. Si chiama Kiss the Sky ed è veramente, a parte che è un eau de parfum, non è un eau de toilette, quindi tanta roba, è molto più intenso. E poi vabbè, ha questo tappo blu come il cielo e mi piace, mi è piaciuto subito proprio tantissimo. È molto molto delicato, come piace a me, non è quell'odore forte. Gli altri li trovavo un po' più fortini rispetto alla mia, ai miei canoni, a quello che utilizzo io uso muschio bianco, tutti profumi molto delicati, e questo qua proprio mi fa proprio impazzire, perché è veramente soffice, delicato, sembra una nuvola. Ve lo consiglio se vi piace come a me il profumo molto molto delicato. Questo me lo porto su e insomma, un nuovo profumo. Basta, vado ragazze, vado a prenderli e mi metto anche il gel in borsetta. Scappo ragazze, non metto niente a posto, faccio poi dopo perché è veramente veramente tardi. Via 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 via, poi dopo fare anche un po' di pulizia. Stamattina ho fatto i letti, non è che ho fatto chissà che cosa e devo ancora aspirare. Sono stata fuori tutta la mattina tra una cosa e l'altra. Qui le rose galoppano, sempre più pompose. Adesso vediamo se ci sono dei boccioli, qualcosa. Ma non ne vedo, sì, c'è una rosa lì. Ce ne sono due lì, ci sono qui, insomma piano piano arrivano, guardate lì come crescono, guardate i boccioli che qua arrivano, arrivano. Ho amabilmente parcheggiato davanti casa. Mamma mia, forno, forno. Oggi proprio da maglietta, da uscire in maglietta. Aria condizionata d'obbligo, ma d'obbligo proprio. Allora, andiamo a prendere i pupi. Qua il labbro è sempre così. Lo so che ve l'ho già detto 300 volte, però mi dà un fastidio cane. Ho fatto una fatica a mangiucchiare qualcosa, non l'ho neanche mangiata tutta la focaccia, proprio qualche morso, perché ho paura di morsicarmi il labbro, non ho sensibilità, quindi non mi rendo conto. Vabbè, le chiavi le lascio qui. Andiamo, 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 perché è più tardi. Una pazza ragazze, una pazza, però non potevo assolutamente rimettermi il mio pigiamino pulito perché ho sudato, ero così dal dentista e quindi ho sudato, ho bisogno di una doccia, mi sono lavata anche i capelli, anche perché dalla festa non li avevo ancora lavati e quindi mossi, lasciati un po' in nature, poi domani li stiro. I bimbi stanno giocando con la macchinina telecomandata.
perché a noi piace portarci avanti. I compitini della settimana li ha già fatti tutti e quindi niente, adesso metto via il phone, metto un po' in carica l'iPhone e inizio a montarmi il vlog di ieri, poi questo domani mi sa.